Buon pomeriggio, bentrovati alla prima edizione del TG6, una edizione che dedicheremo con ampio spazio all'emergenza coronavirus in Abruzzo. C'è stato questa mattina il primo caso che riguarda la nostra regione, con un cinquantenne di Brugherio positivo al primo test condotto nei laboratori di Pescara, il tampone effettuato al Mazzini di Teramo, dove è ricoverato. Noi proprio a Teramo andiamo adesso con in diretta Paolo Renzetti dal comune, dove ha ospite il sindaco di Teramo Gianguido D'Alberto, che saluto e ringrazio per essere con noi. Paolo, allora, quali sono le ultime lì da Teramo? Sì, grazie Alfredo. Buongiorno dal comune di Teramo. Siamo con il primo cittadino Gianguido D'Alberto, che ringraziamo sentitamente perché questi sono momenti sicuramente molto impegnativi per il primo cittadino, per gestire comunque quella che è una emergenza a tutti gli effetti. Allora, sindaco, qual è la situazione a Teramo? In questo momento c'è un po' di apprensione nella cittadinanza? Sì, l'apprensione è inevitabile, insomma, è ovviamente frutto di questa novità della giornata. Comunque, fermo restando che le comunicazioni sanitarie restano ufficialmente quelle della Regione Abruzzo, al momento sul piano sanitario, insomma, la situazione è comunque sotto controllo. Dal punto di vista istituzionale, però, insomma, la fase nuova che si è aperta oggi alla luce del nuovo caso di contagio conclamato, rispetto al quale siamo ancora in attesa della conferma dell'Istituto Spallanzani, ci impone come istituzione ovviamente di aprire una nuova fase, tant'è che nel pomeriggio abbiamo convocato il comitato ristretto dei sindaci allargato, che si svolgerà in prefettura, con tutte le istituzioni e tutti i sindaci del territorio, proprio perché l'obiettivo è affrontare insieme questa nuova fase, che è una fase di allarme, ecco, dopo l'allerta di questi giorni, proprio per adottare tutte le misure precauzionali, insomma, che la legge ci consente, ma soprattutto cercare di muoverci, e questo è il vero obiettivo, anche per dare una risposta diciamo così, coerente e coordinata ai nostri cittadini e alle nostre comunità insieme, ecco, evitando che possano essere assunte decisioni autonome. Ora è chiaro che, insomma, la situazione di Roseto è diversa rispetto a quella di altri territori e il sindaco di Girolamo ha assunto delle decisioni emergenziali già questa mattina, però l'obiettivo è arrivare nel coordinamento con la Regione Abruzzo, con Protezione Civile, con le prefetture, con la nostra prefettura in questo caso, a decisioni coerenti, condivise e il più possibili unanimi, appunto, su tutto il territorio. Sindaco, siete in contatto costante anche con la Regione Abruzzo, con il Presidente Marsiglio e con l'Assessore regionale alla Sanità Nicoletta Verì? Sì, io ho invitato al Comitato Ristretto, insomma, poi insieme anche al Presidente della Provincia e della Prefettura, l'Assessore Verì, che sarà a Teramo oggi con la Protezione Civile regionale. È importantissima la sua presenza anche per garantire diciamo, risposte coerenti e coordinate. Ho sentito anche il Presidente Marsiglio, che rientrerà in serata in Abruzzo, insomma, sta monitorando la situazione e soprattutto ha confermato che al momento, anche alla luce di questo nuovo caso, comunque la Regione Abruzzo non rientra tra le regioni, diciamo così, che hanno un focolaio interno, perché il caso di Roseto, questo è bene ribadirlo, è un caso non endogeno, che attualmente è monitorato dal Dipartimento di Prevenzione, che sta stilando appunto tutto, sta tracciando tutto il percorso diciamo così, della famiglia nel nostro territorio. Quindi non siamo ancora, al momento, alla luce di questo caso, una regione con un focolaio interno, e questo cambia ovviamente le cose, perché apre uno scenario, mantiene uno scenario diverso rispetto a quello di altre regioni che invece hanno una situazione più complessa e articolata. Ovviamente questo non ci deve portare ad abbassare la guardia, anzi il livello di allarme deve restare alto, proprio perché tutte le misure di precauzione e di prevenzione devono essere mantenute e rinforzate alla luce di questa novità della giornata. Importante, sindaco, anche far sì che non ci sia però la psicosi da coronavirus, perché ovviamente
imminente da questa mattina. È partito anche un tantam su Facebook da parte di genitori che chiedevano per domani già la chiusura delle scuole, e invece tutto questo verrà deciso nelle prossime ore. Sì, questa mattina la misura è stata assunta dal sindaco di Roseto, perché insomma comune direttamente interessato, e se non ricordo male anche dal sindaco di Atri, per una connessione, diciamo così, geografica. Oggi alle 16 uno dei temi sarà proprio questo, legato appunto alle misure da assumere in relazione alle scuole. Ovviamente cercheremo di muoverci insieme, perché insieme dovremmo dare una risposta compatta alle nostre comunità, cercando assolutamente di non alimentare una situazione di panico, soprattutto sotto l'aspetto sanitario, perché torniamo a ribadirlo, al di là di questo caso che è emerso, che non è un caso endogeno, la situazione sotto il profilo sanitario è assolutamente sotto controllo, e abbiamo un sistema che sta dimostrando assolutamente di tenere e di dare le risposte adeguate alle esigenze che emergono. Paolo, a beneficio di chi ci ascolta, Paolo, venendo incontro a quello che il sindaco D'Alberto ha appena detto, faccio un rapido ricapitolo di quello che è accaduto nelle scorse ore. Cioè, c'è questa famiglia della Brianza di Brugherio arrivata a Roseto in una casa di villeggiatura, sono arrivati venerdì. Questa persona, il capofamiglia cinquantenne che è ricoverato al Mazzini di Teramo, ha accusato i primi sintomi di difficoltà respiratorie, è stato trasportato al Mazzini di Teramo, dove è stato fatto il tampone, che è poi stato inviato a Pescara e che è risultato positivo. Questo lo dico a beneficio di chi ci ascolta e magari non ha seguito per intero la vicenda. Tra l'altro, do anche questo aggiornamento, sono 12 le regioni per adesso coinvolte da questa emergenza coronavirus. In Lombardia sono 305 i casi positivi, in Veneto 98, in Emilia-Romagna 97, in Liguria 11, Lazio, Sicilia e Marche 3, Toscana, Campania e Piemonte 2, Trentino, Alto Adige e Abruzzo un caso, quello che noi conosciamo. Questi sono i dati diffusi dalla Protezione Civile. Borrelli ha anche diffuso altri dati: 474 persone in assistenza, 278 in isolamento domiciliare, 159 ricoverati con sintomi, 37 in terapia intensiva e 42 sono le persone che sono guarite. Questo è un dato anche importante per far capire a chi ci ascolta da casa, insomma, che questo virus è sì contagioso, ma non stiamo parlando di un virus letale. Insomma, è un virus che si può combattere, che nelle persone di buona salute, come ci dicono tutti i virologi, hanno sintomi lievi, e solo chiaramente per le persone più fragili e più deboli possono avere sintomi più gravi. Paolo, torno da te, dal sindaco D'Alberto, prosegui. Sì, allora sindaco, tra l'altro poi ascolteremo anche l'intervista che abbiamo registrato poco fa con il direttore generale facente funzione dell'ASL di Teramo, Maurizio Di Giosia. La notizia positiva è che il paziente ricoverato al Mazzini è in buone condizioni, questa è già una cosa importante. È in buone condizioni rispetto ad alcune notizie che erano emerse in mattinata. Comunque è ancora all'ospedale di Teramo, insomma c'era il dubbio su un eventuale trasferimento allo Spallanzani. E questo è un ulteriore messaggio che dobbiamo trasmettere anche per dare una risposta, non dico di serenità, perché capisco che in queste situazioni è complesso, però la situazione è assolutamente sotto controllo sul piano sanitario, e anche i dati che prima Alfredo riportava dimostrano, insomma, qual è l'effettiva portata, diciamo così, del virus. Chiaro, dobbiamo assolutamente adottare tutti gli strumenti di prevenzione e precauzione per evitare il più possibile un'estensione epidemiologica del contagio, ma questo devo dire tutte le istituzioni lo stanno facendo. Delle regioni che venivano elencate, distinguiamo appunto quelle regioni che costituiscono aree di focolaio, utilizzo questo termine, e che hanno un regime anche insomma così di atti che possono essere adottati dalle istituzioni completamente diverso rispetto ad altre come la nostra, che invece che non hanno un caso endogeno come quello che si è verificato purtroppo a Roseto, ma che attualmente
totalmente e assolutamente sotto controllo. Alberto, direi di fare anche un applauso ai medici, agli infermieri, al personale paramedico dell'ospedale Mazzini di Teramo che stanno gestendo questa emergenza nel modo migliore. Soprattutto a loro, come presidente del comitato ristretto dei sindaci e sindaco della città, ma a questo punto anche come presidente Anci, a tutto il personale medico, infermieristico, tutto il personale sanitario del nostro ospedale, l'ospedale Mazzini, del quale andiamo orgogliosi, ma direi di tutte le strutture ospedaliere della nostra regione e del nostro paese in questo momento, perché sono sul fronte quotidianamente e a loro va veramente un abbraccio fortissimo di tutta la nostra comunità e soprattutto un segnale, un sentimento di fiducia nei loro confronti e fiducia nel nostro sistema sanitario che sta rispondendo bene ad una situazione che purtroppo insomma si è verificata ma dalla quale usciremo assolutamente indenni. Paolo, se il sindaco può restare un altro po' in collegamento con noi, una domanda per lui, però prima vorrei far ascoltare l'intervista che hai realizzato al manager dell'AS di Teramo facente funzione di Giosia, così chiariamo meglio anche quello che sta facendo la ASL in queste ore, come ricordava il sindaco D'Alberto, un lavoro importante e sul fronte. Sentiamo di Giosia e poi torniamo in diretta da voi. Il paziente sta bene adesso, sta sotto tutela da parte dell'ufficio del reparto di malattie infettive, però ecco, noi ci limitiamo col comunicato stampa che ha fatto l'assessore Verì, che sta seguendo in diretta con noi tutta la questione, parlerà della vicenda la regione Abruzzo deputata in questi casi a trattare gli argomenti onde evitare essere univoci a far sì che vi sia un'univocità, una uniformità nella gestione di questi casi, ecco. Nelle ultime ore si era parlato di un eventuale trasferimento del paziente. Non ci sta nessun trasferimento del paziente fuori regione, questo è acclarato oramai. Resterà a Teramo o quello che deciderà la regione sulla situazione, perché abbiamo dei centri regionali qui disponibili, vediamo. Per oggi, per adesso sta a Teramo e viene gestito bene da Teramo, adesso dopo vediamo. Potrebbe esserci però un trasferimento per esempio a Pescara? Non lo so, la regione stabilirà quello che si dovrà fare, appunto ribadisco, è la regione che porta le file di tutta la situazione. Si è creato ovviamente un po' di allarmismo in città, a Teramo, Roseto. Non dubito, però dobbiamo essere tranquilli che non è una situazione che si è creata da un focolaio teramano, è un focolaio che è venuto da fuori e lo dobbiamo gestire bene. Ecco. I familiari dell'uomo sono in buone condizioni, in quarantena ma in buone condizioni? In buone condizioni, in quarantena e monitorati costantemente dal nostro Dipartimento di Prevenzione. Allora, abbiamo ascoltato di Giosia, insomma le notizie le conoscevamo ma era importante ascoltare dalla viva voce di chi è a capo della ASL quello che si sta facendo in queste ore. La mia domanda per D'Alberto in qualità di sindaco, di presidente dell'ANCI è i comuni sono preparati ad affrontare questa emergenza? Sappiamo che insomma sono state diramate delle linee guida dalla protezione civile e comunque dal governo, ma poi chi è sul fronte in prima linea? I sindaci sono i primi responsabili della sanità pubblica, sentiremo tra poco di Sabatino, questa mattina in via emergenziale ha chiuso le scuole. Siete preparati, avete i mezzi per affrontare un'emergenza? Ma che i comuni siano comunque in difficoltà generalizzata sul piano delle risorse umane e finanziarie è cosa nota per tante ragioni. Detto questo, abbiamo lavorato in questi giorni riunendoci proprio per farci trovare pronti, quindi siamo assolutamente pronti, abbiamo le linee guida della Protezione Civile e di ANCI Nazionale, in particolare sulla possibile eventuale apertura dei COC all'interno dei territori dei singoli comuni, ma l'obiettivo che dobbiamo porci è per questo, ecco, in provincia di Teramo la risposta è stata importante perché è stata compatta, dobbiamo muoverci insieme, dobbiamo muoverci compatti, evitare decisioni autonome, perché sono convinto che questa è un'emergenza che si debba affrontare non isolando i singoli territori, siamo vicinissimi al sindaco di Roseto e al comune di Roseto, non soltanto dal punto di vista morale con la solidarietà ma anche con azioni concrete, siamo pronti se la situazione dovesse aggravarsi e dovesse trasformarsi, diciamo così, da allarme in emergenza, tutti i comuni comunque con il supporto della Regione Abruzzo, della Protezione Civile e soprattutto con il coordinamento delle prefetture e delle forze dell'ordine sapranno dare la risposta. Ecco, quindi su questo mi sento di rassicurare, ma soprattutto perché c'è veramente un sentimento istituzionale di azione comune non può che far che ben sperare per ogni eventuale azione che si debba intraprendere. Paolo.
Sì, allora abbiamo queste le parole giustamente dette dal sindaco, che ringraziamo ancora. Grazie per la disponibilità. Tra l'altro è un susseguirsi di riunioni in queste ore permanenti, dunque ovviamente la disponibilità del primo cittadino di Teramo è stata sicuramente apprezzata. Non so, Alfredo, se a proposito di Roseto, parlava il sindaco Adalberto della solidarietà non solo a parole verso la cittadina rivierasca del Teramano nei confronti del sindaco Sabatino Di Girolamo, se possiamo andare ad ascoltare a questo punto proprio le parole del sindaco di Roseto. Sì. Certamente questo ha creato molta preoccupazione in città, la stessa preoccupazione che ha indotto me ad adottare un provvedimento cautelare di chiusura delle scuole questa mattina alle 7, richiamando in servizio anche i dipendenti. Siamo riusciti quindi a evitare che le scuole fossero aperte, in attesa poi di valutare più tardi a Teramo, in sinergia con la ASL e con la Regione, la portata di questo accadimento. Si tratta di una famiglia che dalla Brianza era rientrata a Roseto lo scorso venerdì e si è trattenuta quindi tutto questo fine settimana qui a Roseto. Il capofamiglia si è ammalato ed è ricoverato a Teramo, nel mentre le due bambine e la moglie sono in buone condizioni, ma sono rigidamente quarantenate nella loro casa di Roseto e monitorate dalla ASL. Ma state anche studiando, cercando di capire quali sono stati i movimenti di queste persone in questi giorni in cui sono restate qui a Roseto? Assolutamente sì, questa mattina il capo della Protezione Civile mi ha telefonato dall'Aquila, ha già una sufficiente quadro dei movimenti che la famiglia ha fatto in questi giorni, continuano gli approfondimenti e chiunque sarà stato a stretto contatto con loro, sottolineo l'aggettivo stretto, a stretto contatto verrà poi monitorato, quindi sono in corso, è in corso la ricostruzione di tutti i movimenti che questa famiglia ha fatto su Roseto. Sindaco, per chiudere, le scuole rimarranno chiuse anche nella giornata di domani? Non posso dirlo, vedrò oggi al tavolo regionale di coordinamento di Teramo quali misure verranno consigliate dai sanitari in particolare, perché ripeto, si è deciso che non si procede in via estemporanea, ma si procede in sinergia, in coordinamento, rispettando certi protocolli. Se io ho proceduto in via d'urgenza questa mattina è perché il decreto del 23 febbraio lo consente, ma in via del tutto temporanea lo consente al sindaco, in attesa che provveda poi l'autorità regionale. Queste le parole di Sabatino. D'Alberto, insomma, Atri e Roseto questa mattina in via emergenziale hanno chiuso le scuole, però mi pare di capire che deciderete tutti insieme nelle prossime ore, diciamo a livello provinciale, che cosa fare con le scuole. Sono tante le famiglie che ci ascoltano e che sono giustamente preoccupate anche per questo aspetto. Sì, sì, non nascondo che è il tema principale, insomma, rispetto al quale c'è la più alta attenzione. La decisione, come ha detto Sabatino, insomma, di chiudere a Roseto e Date è stata dettata proprio dall'emergenza, dall'immediatezza, insomma, della decisione rispetto alla notizia, insomma, del caso. Quindi oggi con maggiore serenità e maggiori elementi dettati anche da quella riflessione di cui si parlava prima, cioè dai movimenti e dagli spostamenti che la famiglia comunque ha seguito nel corso dei giorni di permanenza a Roseto, sulla base di questi dati, con grande serenità, insomma, cercheremo tutti insieme di assumere la decisione migliore per la nostra comunità, fermo restando che ci muoviamo ancora in una situazione di allarme e quindi in via precauzionale e di prevenzione, perché non abbiamo un focolaio all'interno del nostro territorio. E questo è importante ribadirlo, insomma, in queste ore in cui chiaramente le persone sono preoccupate per quello che può accadere. Nostro compito, insomma, per quello che riusciamo e che possiamo, è anche dare dei messaggi diciamo di positività, nel senso di stare tranquilli per il momento, perché la cosa è abbastanza sotto controllo. Chiaramente aspettiamo a minuti, insomma, i risultati che arriveranno delle controanalisi dallo Spallanzani per avere diciamo una certezza maggiore rispetto a quello che sta accadendo, però insomma è importante anche far capire che ci sono delle buone notizie. Tra l'altro,
parlando di buone notizie, la donna invece che era sospettata di avere il coronavirus ricoverata in isolamento a Pescara, a proposito di buone notizie, il tampone è negativo, quindi anche da quel punto di vista nel capoluogo adriatico si può stare tranquilli. Io per il momento ringrazio Paolo Renzetti e il sindaco. Sì, io di questo mi sentivo, sì. Alfredo. Sì. Alfredo, no, di ringraziarvi veramente, per volevo cogliere quest'ultimo messaggio che hai lanciato, insomma, del ruolo dell'informazione, che in questo momento è veramente fondamentale. Quindi riuscire a veicolare le informazioni e una comunicazione tra la comunicazione istituzionale e quella, diciamo così, divulgativa è assolutamente fondamentale. Per questo vi ringrazio, perché siete comunque un attore, siete parte attiva, diciamo così, della gestione di questa fase di emergenza. Quindi il dialogo tra istituzioni e mezzi di informazione è strategico. Grazie al sindaco D'Alberto, grazie a Paolo Renzetti che ci può chiedere la linea comunicazione di servizio in qualsiasi momento ritenesse opportuno, se ci sono degli aggiornamenti, soprattutto per quanto riguarda le controanalisi dello Spallanzani. Noi adesso restiamo a Teramo perché andiamo all'istituto zooprofilattico, perché la nostra Tania Bonici Castelli questa mattina ha fatto visita proprio all'IZS, è tutto pronto per fronteggiare l'emergenza. In caso di necessità la struttura potrà eseguire i tamponi per il Covid-19, il coronavirus di cui stiamo discutendo in questi giorni, ed è già disponibile un laboratorio di biocontenimento per il trattamento di questo virus. Sentiamo proprio il servizio. La provincia di Teramo ha una marcia in più per fronteggiare l'emergenza coronavirus grazie alla presenza sul territorio dell'Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise, un centro di referenza nazionale all'avanguardia nello studio di malattie contagiose. All'IZS di Teramo è già pronto, in caso di necessità, un laboratorio di contenimento per il trattamento dei virus, mentre la struttura è abilitata ad eseguire eventuali tamponi per il Covid-19. Intanto una cosa deve essere chiara: gli animali domestici non rischiano e non provocano il contagio. Questo coronavirus è un virus che è originato negli animali, sicuramente ha come serbatoio il pipistrello ed è saltato nell'uomo, proprio si dice, perché questo virus effettua il salto di specie. È un virus che è famoso, tra virgolette, per effettuare appunto un salto di specie dagli animali all'uomo, ma ci tengo a sottolineare che i nostri animali domestici non sono assolutamente in questo momento coinvolti nell'infezione. I coronavirus, è vero che esistono negli animali, i nostri cani e i nostri gatti ospitano coronavirus che possono essere più o meno patogeni, ma non sono assolutamente correlati con questo coronavirus respiratorio patogeno per l'uomo. In questa emergenza l'IZS di Teramo che ruolo potrebbe svolgere? L'IZS di Teramo, in qualità di centro di referenza delle malattie esotiche e come centro di referenza della genomica, per farla breve, può rivestire un ruolo assolutamente importante all'interno del network degli zooprofilattici. Noi siamo qui davanti alla struttura di biocontenimento, siamo sicuramente in grado, nel caso in cui dovessimo essere coinvolti in questa operazione, a effettuare il test molecolare di screening per la presenza del DNA, anche se non è correttissimo, dovremmo dire RNA del virus. I campioni verranno processati qui, nel caso, verranno inattivati, dopodiché l'estratto verrà testato con un test molecolare specifico per questo virus che noi abbiamo già a disposizione. Ovviamente poi quelli che noi indichiamo come positivi verranno poi inviati per conferma al laboratorio nazionale, in questo caso lo Spallanzani o l'Istituto Superiore di Sanità. Quindi siete pronti a tutto? Assolutamente sì, siamo assolutamente pronti. Ci tengo a sottolineare che rappresenta un ulteriore volano per quella che è l'importanza della salute unica, del One Health System, di cui l'Istituto di Teramo è assolutamente protagonista, perché insomma è evidente che l'origine di questo virus è nel mondo animale, ma che ha ripercussioni importantissime nella salute pubblica e nel sistema sanitario nazionale. Siamo in grado di collegarci in diretta telefonica con il presidente della regione Marco Marsilio, che è su un aereo e che ringraziamo per la disponibilità. Insomma, presidente, buongiorno innanzitutto, sta seguendo chiaramente da lontano, a distanza, questa situazione in Abruzzo. Che cosa si sente di dire ai concittadini della sua regione? Stiamo seguendo sin dalle prime luci dell'alba questa vicenda, ho informato di persona il ministro e il commissario Borrelli, invitano anche loro a mantenere tutti la calma ed affrontare con serietà
e determinazione la questione, ma anche tranquillizzando la popolazione. L'Abruzzo non ha un focolaio, questa persona viene da fuori, stiamo isolando le persone, i contatti che ha avuto nel corso di questi giorni per imporre una quarantena alle persone che sono state a più stretto contatto, anche se al momento ovviamente nessun altro ha i sintomi, neanche i suoi stessi familiari. Lo stiamo curando a Teramo, dove è arrivato con un percorso protetto e vigilato, quindi non c'è nessun pericolo di contaminazione nell'ospedale, e adesso naturalmente dobbiamo gestire questa fase. Chiaramente per precauzione oggi i sindaci di Roseto, di Atri, insomma nelle città dove ci sono studenti che provengono e insegnanti che provengono da Roseto, hanno per precauzione chiuso le scuole. Questo pomeriggio, tra poco, si svolge una riunione in prefettura. Io ho anticipato il rientro da Bruxelles, dove ero appunto partito per partecipare a una commissione del Comitato delle Regioni, e nel tardo pomeriggio sarò alla Protezione Civile a Roma a parlare di persona con Borrelli e con il Ministro Speranza, che mi attendono lì, e ci teniamo in contatto. E poi in tarda serata sarò comunque a Pescara, e domani mattina sarò di persona a Roseto, anche per testimoniare appunto che la città di Roseto è una città normale, una città dove con le dovute accorgimenti e attenzioni si vive e si deve continuare a vivere normalmente, e che siamo assolutamente in grado, se ognuno fa la sua parte, se tutti collaborano, di gestire questa situazione e di uscirne al più presto possibile. Presidente, cosa chiederà al governo e alla Protezione Civile? Ma con il governo e la Protezione Civile, come abbiamo fatto in questi giorni, ci consultiamo frequentemente, quotidianamente, per scambiare informazioni, esperienze, chiedere consiglio, applicare e riferire sulla situazione. L'Abruzzo ha collaborato in maniera strettissima e coordinata con le strutture nazionali, non siamo stati protagonisti in negativo come altre realtà di, come dire, ordinanze creative o di fuga in avanti, ci siamo attenuti rigidamente ai consigli e alle linee guida, agli indirizzi che ci vengono dati dalle autorità sanitarie nazionali. E d'altronde, quando si tratta di un'epidemia, quando si tratta di un problema sanitario, non possiamo che seguire quello che ci dicono i medici e gli scienziati, quindi l'Istituto Superiore di Sanità, il Ministero della Salute, i nostri medici del Dipartimento di Prevenzione di tutte le ASL abruzzesi, che io ringrazio per la collaborazione importante e seria che stanno facendo e che oggi sono peraltro in prima linea. E quindi il dovere della politica in questo caso, come si suol dire spesso, è quello di ascoltare la scienza e applicare e mettere in campo i consigli che ci vengono dati, senza esagerare né nella sottovalutazione dei fenomeni né nella sopravvalutazione. E quindi non ci mettiamo né a dire che si tratta di una poco più di una febbre o di un'influenza come le altre, né raccontare che sia, come dire, una malattia letale che domani è finito il mondo. Cerchiamo di stare con i piedi per terra, affrontando giustamente con le dovute precauzioni per evitare che questa epidemia possa, diciamo, toccare e coinvolgere un numero imprecisato di cittadini, perché il rischio appunto è che se si diffonde poi le strutture sanitarie non hanno la capacità, per una logica di numeri e di statistica, di affrontare un numero esorbitante di terapie intensive o di crisi appunto respiratorie, che sono le principali manifestazioni di questa sindrome. Ecco Presidente, un'ultima cosa prima di salutarla. La Regione Abruzzo ha tenuto a ribadire più volte, e lo ha fatto, di non voler chiudere, diciamo, i suoi confini, mi passi l'espressione forse imperfetta. Anche perché non potremmo farlo materialmente. Esatto. Quindi, però altre regioni, delle cose che dobbiamo, diciamo, e che possiamo fare. Altre regioni lo avevano annunciato, col senno del poi rifarebbe quello che è stato fatto? Questa mattina sia il Ministro Speranza che il Capo della Protezione Civile hanno ribadito che l'Abruzzo sta facendo quello che è corretto fare, e che l'episodio, il caso isolato di oggi, perché al momento si tratta di un caso isolato venuto da fuori, non muta il quadro dell'Abruzzo. È una regione che non ha un focolaio, e quindi i provvedimenti che abbiamo adottato con l'ordinanza di ieri
che abbiamo adottato su una linea guida nazionale che ha riguardato tutte le regioni che non hanno un focolaio rimane perfettamente valida e confermata. Io non credo, con umiltà, non credo di doverne sapere più del ministro o del presidente dell'Istituto Superiore di Sanità o del direttore dello Spallanzani, e quindi naturalmente rispetto a quello che ci viene detto ci regoliamo di conseguenza e cerchiamo di collaborare e di non fare inutili polemiche. Grazie Presidente, buon rientro in Abruzzo. Io veramente ringrazio il Governatore per averci dedicato, sebbene sia praticamente in procinto di decollare, qualche minuto per chiarire in maniera ovviamente doverosa quello che sta succedendo nella nostra regione. Avete ascoltato insomma gli appelli alla tranquillità, alla calma, per il momento situazione sotto controllo. Abruzzo, lo avete ascoltato dalle parole di Marsilio, non ha un focolaio vero e proprio, ma è un caso isolato, arrivato da una zona, quella di Brugherio, peraltro non zona rossa, quindi non sottoposta alle limitazioni invece della zona di Codogno, del Lodigiano, focolaio in Lombardia del coronavirus, e dunque ecco perché questa famiglia si è potuta spostare ed è potuta arrivare in questa casa di villeggiatura di Roseto degli Abruzzi. Tra l'altro la Ruzzoreti, a proposito dell'emergenza a Roseto, fa sapere che gli sportelli e le sedi sono aperte al pubblico, sono state sanificate anche a Roseto, dove tra l'altro a garanzia della cittadinanza, scrive la Ruzzoreti, vengono poste particolari attenzioni igienico-sanitarie e bonificazioni ambientali costanti. Stesso comunicato, perlomeno dello stesso tenore, da parte della SASI, sono due consorzi che si occupano della erogazione idrica, uno in provincia di Teramo, il Ruzzo, l'altro in provincia di Chieti, sportelli aperti al pubblico e dotati di protezioni sia per quanto riguarda la cittadinanza che gli operatori. Possiamo andare a vedere con l'ausilio della regia anche un decalogo che si può trovare sul sito della Protezione Civile, con i comportamenti da seguire per quanto riguarda il nuovo coronavirus: lavarsi spesso e bene le mani almeno per 20 secondi, evitare il contatto ravvicinato con persone che soffrono di infezioni respiratorie acute, non toccare gli occhi, il naso, la bocca con le mani se prima non lavate, coprire la bocca e il naso in caso di tosse o starnuti, non prendere farmaci antivirali né antibiotici a meno che siano prescritti dal medico, pulire le superfici con disinfettanti a base di cloro o alcol, usare la mascherina soltanto se sospetti di essere malati oppure se si assistono persone malate. I prodotti importati, quelli made in China, e i pacchi ricevuti dalla Cina non sono pericolosi, perché il virus a quanto pare non resiste a lungo sulle superfici. In caso di dubbio non recarsi al pronto soccorso, ma chiamare il medico di base oppure il 112 o i numeri che sono stati predisposti dalle ASL. E poi lo abbiamo ascoltato anche dal virologo degli ZS: gli animali da compagnia non diffondono il nuovo coronavirus, anche se pare che questo coronavirus, come altri di questo tipo, sia partito proprio dagli animali e poi abbia cambiato, diciamo, la sua natura. Questo per quanto riguarda al momento l'emergenza coronavirus. Controlliamo se ci sono degli aggiornamenti dell'ultimo minuto che ci stanno arrivando anche via telefonica, ma non sembra che sia così. Aspettiamo chiaramente notizie anche sulle controanalisi condotte allo Spallanzani per verificare se effettivamente il paziente ricoverato a Teramo sia affetto da coronavirus. Per il momento chiudiamo questa amplissima pagina dedicata proprio all'allerta e andiamo avanti con le altre notizie. Torniamo sulla notizia di ieri, cioè il sequestro da 1 milione di euro
ai danni di Franco Iachini, tra le altre cose presidente del Teramo Calcio, al termine della partita che c'è stata ieri pomeriggio al Bonolis Teramo Potenza. Il presidente Iachini ha parlato anche dell'indagine in corso condotta da Procura di Teramo e Fiamme Gialle che ha portato appunto al sequestro di 1 milione di euro. La commissione tributaria provinciale, ha detto e ha ribadito Iachini, ha dato ragione alle sue aziende, ma il procedimento penale andrà comunque avanti. Il punto nel servizio di Giuseppe Dintino. Franco Iachini rompe il silenzio stampa e si difende. Il noto imprenditore, presidente della Teramo Calcio, è indagato per reati che riguardano fatture false e indebite compensazioni d'imposta. Rischia fino a 6 anni di carcere e gli è stato sequestrato in via cautelare oltre 1 milione di euro, somma ritenuta provento dell'evasione fiscale. Ieri, al termine della gara di Serie C, nonostante la sconfitta in casa del Teramo, Iachini si è mostrato sereno, forte del fatto che la commissione tributaria provinciale si sia espressa a favore dell'imprenditore. La commissione tributaria provinciale di primo grado, cioè il giudizio, i giudici hanno stabilito che invece era assolutamente tutto corretto quello che abbiamo fatto e che le tesi che aveva avanzato l'Agenzia di Entrate, riportate pedissequamente dalla Procura della Repubblica, sono state smentite da dei giudici. Tuttavia la commissione tributaria ha espresso giudizio sul contenzioso con l'Agenzia delle Entrate solamente per quanto concerne atti amministrativi, basandosi sulla documentazione disponibile. La Commissione, nella sentenza emessa lo scorso 24 febbraio, ha ritenuto inconsistenti gli addebiti riscontrati dall'Agenzia delle Entrate nel 2017, condannando quest'ultima al pagamento di oltre 40.000 euro di spese processuali. Tuttavia il procedimento penale andrà avanti ugualmente e il denaro resterà sotto sequestro preventivo. Solo dopo la chiusura delle indagini si capirà se Procura e Guardia di Finanza dispongono di nuovi elementi di prova contro Iachini, prove che però al momento sono sotto segreto istruttorio. È stato riferito che l'Agenzia di Entrate è sostituita alle scelte dell'imprenditore in una libera economia di mercato, quindi questo per me è stato un motivo di orgoglio. Il Teramo Calcio ad ogni modo non ha nulla a che fare con questa vicenda. Se non era il presidente del Teramo Calcio, forse questa notizia non sarebbe uscita. Andiamo all'Aquila, la candidatura del capoluogo di regione quale capitale della cultura è approdata in consiglio comunale. Anche Pescara ha espresso il suo sostegno all'Aquila assieme ai comuni del cratere. Il servizio di Daniela Rosone. Per l'Aquila, capitale italiana della cultura 2021, c'è anche il logo della candidatura e se ne è parlato in un consiglio comunale aperto sul tema convocato dal presidente dell'Assise cittadina Roberto Tinari. Il logo è caratterizzato da uno schizzo della facciata della Basilica di Santa Maria di Collemaggio, attraversata da una linea zigzag che sta a ricordare le crepe e le fratture aperte dal terremoto, ma che può rappresentare anche una ricucitura o rimandare alla forma di un lampo, nella sua accezione di icona di creatività, di luce che illumina il buio, sotto l'immagine lo slogan «La cultura lascia il segno». Questo è il logo ufficiale della candidatura dell'Aquila, capitale italiana della cultura 2021, mostrato nel corso del Consiglio Comunale straordinario. L'autore del disegno è Michael N. Mirko, al secolo Michele Rocchetti, celebre fumettista e disegnatore italiano che da qualche anno insegna anche all'Accademia di Belle Arti dell'Aquila. La seduta si è aperta con l'intervento di Pierluigi Sacco, il curatore del progetto di candidatura. Di origini abruzzese, economista e docente universitario, Sacco in videoconferenza da Milano ha illustrato le linee guida del dossier, ispirate alla nuova agenda europea della cultura articolata in 4 assi tematici, cultura e qualità della vita, cultura e coesione sociale, cultura e innovazione, cultura e sostenibilità. Sacco, nelle scorse settimane, aveva incontrato associazioni e gli enti culturali chiamati a scrivere le idee progettuali. Le proposte arrivate sono state 78 e tutte saranno inserite nel dossier. Questo verrà esaminato da una commissione di 7 esperti che dovrà operare entro il 30 aprile una prima scrematura, restringendo a 10 la rosa delle 43 pretendenti. Il nome della vincitrice verrà comunicato entro il 10 giugno. La concorrenza è agguerrita perché tra le candidate ci sono città come Genova, Catania, Bari, Verona e Ferrara. Al Consiglio era presente anche il vice sindaco di Pescara, Giovanni Santilli. Anche Pescara, insomma, tifa per il capoluogo.
Alla seduta sono intervenuti anche il rettore dell'Università Edoardo Alesse, Alessandro Crociata, docente di economia della cultura al Gran Sasso Science Institute e anche membro dello staff di Sacco, Marco Brandizzi, direttore dell'Accademia delle Belle Arti dell'Aquila, la sovrintendente Alessandra Vittorini, il direttore artistico della Barattelli, Fabrizio Pezzopane e la vicepresidente del TSA, Rita Centofanti. E a proposito di questo servizio e di questa notizia che riguarda la candidatura a Capitale della Cultura per il 2021, i dossier slitteranno a marzo e precisamente dal 2 al 13, questo è il termine ultimo per la presentazione delle candidature. E noi adesso ci occupiamo di sport, apriamo questa pagina sportiva con il Pescara che prepara la gara di domenica, il derby all'Adriatico Cornacchia contro l'Ascoli. Nella seduta di oggi, di cui vedete le immagini, hanno lavorato a parte Drudi, Tumminello e Castanossa. Assente invece l'attaccante Gennaro Borrelli a causa di uno stato febbrile. Assenti anche Elisalde e Di Grazia. Rientrato invece in gruppo l'esterno Masciangelo, che era stato fuori a causa di un problema riscontrato negli ultimi due giorni ed oggi ha svolto la partitella. Come anticipato ieri in vista della sfida contro la formazione bianconera, il tecnico del Pescara Nicola Legrottaglie ha cambiato modulo passando alla difesa a 4, ha provato sia il 4-3-3 che sembra il più probabile che il 4-4-2. In difesa certi di una maglia Zappa, Bettelle, Scognamiglio, ballottaggio del Grosso in vantaggio su Crecco sulla corsia di sinistra per completare il pacchetto di terza linea. In attacco salgono le quotazioni di Maniero per il ruolo di centravanti. Sarà Livio Marinelli di Tivoli l'arbitro del derby in questa stagione, è la prima volta per il fischietto laziale con i biancazzurri. Nella scorsa stagione invece ha diretto tre gare in cui il Pescara ha ottenuto una sconfitta, una vittoria e un pareggio. L'ultima gara è la semifinale playoff di andata in trasferta contro il Verona, terminata 0-0. A coadiuvarlo gli assistenti Michele Lanotte di Barletta e Luigi Grossi di Frosinone, quarto uomo Ivano Pezzuto di Lecce. E noi adesso proseguiamo con la pagina dedicata allo sport e andiamo in Serie C. Successo di misura per il Potenza ieri pomeriggio allo stadio Bonolis. Teramo costretto al secondo stop interno di fila, la zona playoff è salva, ma adesso i biancorossi saranno chiamati a difenderla fino alla fine. Il servizio di Jacopo Forcella. Due traverse, un secondo tempo insufficiente, la perla di Murano inchiodano il Teramo al secondo stop interno consecutivo. Vince il Potenza e come all'andata lo fa di misura per 1-0. E dire che il 4-3 che Cetteo Di Mascio sfodera a sorpresa nel pomeriggio gelido del Bonolis con K esterno destro sembra dare energia ad un diavolo che ne aveva bisogno per continuare la marcia. Dalla parte opposta ci sono Giosa come nelle previsioni, ma anche Golfo in prima linea con Ricci e Murano. La squadra di casa parte forte, proprio K con un tiro cross al quinto minuto centra la traversa beffando quasi Ioime, sorpreso dalla parabola del numero 23. La risposta potentina all'ottavo, dal solito corner che trova impreparata la retroguardia teramana, ma con la testata di Silvestri che termina fuori dallo specchio della porta. Mungo sembra ispirato, sua l'invenzione al quarto d'ora che mette Magnaghi nel corridoio giusto per provare il diagonale mancino, palla che sfiora il palo sinistro di Ioime e il Teramo a fare la partita, ma il Potenza quando può riparte in maniera fulminea come al 35esimo. Quando Murano impatta la sfera da posizione quasi impossibile, chiamando comunque Tomei la risposta in tuffo per mettere il suo sinistro in corner. Nella ripresa il diavolo, contrariamente al primo tempo, sfrutta di più la corsia sinistra come al 57esimo. Tentardini per Bombaggi, servizio raso terra per Magnaghi, sinistro di prima intenzione e il secondo legno di giornata sembra un presagio di quello che accadrà di lì a poco. Prima però è Ioime ad esaltarsi su Cristini che svetta sul corner calciato da K. La risposta del numero 1 del Potenza è sensazionale, almeno come l'azione che decide il match. Minuto 64, Dettori ha appena entrato, pennella con l'esterno piede destro, Cristini non chiude bene su Murano che gli scappa via e con un morbido lob supera Tomei per la rete del vantaggio del Potenza. L'esatta sintesi della gara, Teramo manovriero ma poco incisivo.
Potenza Sornione ma letale nelle poche ripartenze. I biancorossi sbandano dietro perché Di Mascio vara l'attacco a 4 con l'ingresso anche di Minelli e Berligea, ma non crea praticamente più nulla fino al triplice fischio. Una sconfitta amara per il Diavolo, ancora a quota 40 punti e vittima di limiti ormai atavici, impossibile da poter superare solamente con il cambio della guida tecnica. E la trasferta di Pagani è già dietro l'angolo. 14:40, il nostro telegiornale termina qui. Vi ricordo la notizia con la quale abbiamo aperto il telegiornale e alla quale abbiamo dedicato gran parte di questa edizione: il primo caso in Abruzzo di coronavirus, una famiglia arrivata dalla Lombardia a Roseto degli Abruzzi è stata oggetto del coronavirus, con il capofamiglia ricoverato all'ospedale Mazzini in buone condizioni, questo è bene sottolinearlo, ma con i sintomi legati a difficoltà respiratorie. Primo tampone positivo effettuato all'ospedale di Pescara, si è in attesa di avere le controanalisi anche dallo Spallanzani di Roma. Questo per quanto riguarda l'emergenza. Nel pomeriggio attorno alle 16 ci sarà una riunione a Teramo, mentre si susseguono i confronti fra i sindaci, l'autorità sanitaria e la regione, che continua a monitorare tutta la situazione, e sono in corso anche le ricerche di tutte le persone che sono state a contatto con questa famiglia arrivata da Brugherio. Chiaramente siamo pronti anche a delle edizioni straordinarie nel caso ci fossero degli aggiornamenti dell'ultimo minuto, dunque vi invito a seguirci per quanto possibile nel corso della giornata. L'informazione del TG6 comunque tornerà in seconda edizione alle ore 19. Vi ricordo anche l'appuntamento di questa sera con Velo, che riprende oggi il suo percorso, la trasmissione ormai storica della nostra emittente dedicata al ciclismo del patron Luciano Rabottini, condotta da Jacopo Forcella. È davvero tutto, vi auguro una buona giornata.